Da Radio Speranza, la radio della diocesi Pescara Penne, 87,6 MHz, un caro saluto da Licio Di Biase. Oggi per la nostra rubrica Gli incontri di Licio, libri e dintorni, incontriamo Gino Primavera, un nome importantissimo per la conoscenza del nostro territorio. Ecco, Gino, un caro saluto ed è, ci fa molto piacere ospitarti qui a Radio Speranza. Un saluto a tutti voi e io sono molto felice di essere qui a Radio Speranza. Bene, chi ha conoscenza del territorio, della nostra regione, della cucina della nostra regione, di tutto ciò che appartiene un po' al mondo dell'enogastronomia, può fare riferimento a Gino Primavera. Infatti recentemente per Tabula Fati, per la casa editrice Tabula Fati, ha pubblicato Storie di cibo e memorie da salvare, ecco, quindi come vedete c'è questa vicinanza molto al territorio. Però Gino non è la sua prima esperienza di un libro. Allora Gino, raccontaci un po' le tue esperienze editoriali precedenti. Beh, nel campo della gastronomia, della cucina, della tradizione, ho scritto altri libri. La cucina della Maiella è stato il primo, edizione Tarca, poi una serie di libri facili da applicare direttamente in cucina: Butto la pasta, Mangio la foglia e Bevo la foglia. Bene. E poi ho scritto anche libri di poesie e di racconti. Perfetto, però noi questa sera parliamo soprattutto, sì, del grande contenitore, diciamo così, tra virgolette, no gastronomiche, dove chiaramente parli anche molte volte della flora, dei prodotti del territorio che vengono utilizzate poi in cucina, insomma, è una tua. Il libro importante che mi incuriosisce molto è Il cibo della Maiella. Sì, sì. Allora, questo è un libro relativamente nuovo rispetto a quelli che ho scritto prima. È un libro che parla di cibo, ma si arriva al cibo tramite la narrazione. Praticamente è un libro di racconti, personali, sia di personaggi illustri, chef stellati, ma anche di persone comuni, che praticamente arrivano al cibo e alla ricetta, ma dopo un racconto della loro vita. Quindi non vi sono le ricette comuni che si trovano dappertutto, ma ci sono ricette ad personam, cioè solo per il loro vissuto. Ma stiamo parlando del libro della Maiella? No, parlando di storie di cibo, perché ti ho colto al volo. Sì, adesso hai parlato, io avevo chiesto un po' di parlarti della Maiella, ma adesso andiamo subito a Storie di cibo e Memorie da salvare. Certo. Questa, come hai detto, è una narrazione della vita di circa una quarantina più o meno di persone che a vario titolo si sono espressi, no? I loro ricordi dell'infanzia, anche insomma della cucina, altro, come dicevi tu, anche ai grandi chef, insomma ci sono a Santino Strizzi, insomma i nostri amici del territorio. Sì. Allora, com'è nata questa idea? Allora, questa idea è nata da un convegno che ho organizzato a Guardia Grele nel 2019, dove abbiamo parlato di storytelling del cibo, di come raccontare il cibo, ma non solamente da un punto di vista letterario, ma anche da un punto di vista di marketing. Cioè, quando noi vendiamo il cibo, quando il ristoratore vende il cibo, se a questo cibo aggiunge una narrazione, una conoscenza del cibo, aggiunge un elemento molto importante, che specialmente a livello di turismo e specialmente a livello di stranieri che ci vengono a visitare, è un valore aggiunto molto importante. Quindi questo è stato il principio su cui si basa poi tutto il resto. E poi vi sono questi racconti, sono 30 autori. Ah, 30 autori. 30 autori, più però vi sono tutta una serie di persone che io ho intervistato, e quindi sono miei racconti, ma che ho tratto dall'esperienza di tante altre persone, insomma. In tutto c'è stata una collaborazione di circa 50 tra autori e collaboratori. Allora, è un libro che hai fatto con un lavoro proprio con grande attenzione, quindi c'è la memoria del cibo da salvare, perché non parliamo dell'enogastronomia tra virgolette assolutamente, però parliamo del cibo, della quotidianità della gente, e chi scrive qui ha i suoi ricordi
di quando ragazzi, diciamo, i rapporti con i nonni, con i genitori, quindi vengono fuori tanti aspetti particolari. Qual è la cosa che ti ha, diciamo, coinvolto di più? Sì, hai detto una parola fondamentale per questo libro, che è il ricordo. Tutto ciò che è scritto proviene da ricordi del tutto personali. Allora, vi sono tantissime cose, per esempio un racconto che ho scritto io, che però l'ho scritto intervistando una vecchina di 96 anni, parla di cose di tanti anni fa. Lei era una mezzadra e vendeva il latte per tutta Guardia Grele, portava praticamente un bricco di latta e passava per le case di Guardia Grele. Lei a 96 anni aveva una testa incredibile, ragionava, pur avendo fatto la terza elementare, e mi raccontate delle cose fantastiche. Ne dico solo una: per esempio, noi adesso difficilmente riusciamo a capire la fame. Invece la fame una volta era un tema dominante del mangiare, si mangiava per fame, e mi raccontava che durante il pranzo dell'aiuto, si chiamava, cioè quando si durante la trescatura, sì, per esempio, la trebbiatura, sì, si aiutava a vicenda, cioè. Praticamente si servivano dei grossi tegami con tipo paccheri, i trescatori, sì, si chiamavano, e si mangiava tutti insieme. Si mangiava tutti insieme e praticamente lo scopo di chi mangiava è di prenderne il più possibile di questa, certo, pasta. Infatti si adoperavano delle forchette apposite, uncinate praticamente, che ghermivano questi gnocconi, li chiamiamo noi, e se ne mangiavano 7, 8, 10 ogni boccone. E la vecchina mi diceva che si mangiavano senza masticare, si inghiottivano praticamente, per la furia di mangiarne parecchi, e mi diceva gli si gonfiava il collo, sembrava che stessero per morire, insomma, una cosa. E quindi questo è un ricordo interessante, sì, di questa signora, certo, di Guardia Grele. Certo. E poi qualche altro aspetto, sì, importante. Adesso della tua... prendiamo uno chef anche come esempio, Peppino di Villa Maiella, certo, che mi ha raccontato una storia bellissima che riguarda il suo maestro, praticamente, chef Giovanni Spaventa, che all'epoca Peppino era più innovativo, mentre lo chef era più tradizionalista. Allora Peppino propose un piatto, una minestra di farro. Allora Giovanni Spaventa vide questa minestra di farro. Il farro, pensiamoci bene, all'epoca era considerato cibo per animali e non per esseri umani. E vide sta cosa e disse: no, questo non si può dare a un cliente, è roba da porci, figuriamoci se si offese. Però, essendo una persona intelligente, dopo una settimana telefonò a Peppino e gli disse: ma mi hai essa ricetta, come quella ricetta che la voglio mettere in un pranzo da sposa. Caspita, ecco, caspita. Quindi, ecco, vedete, qui è una cosa bellissima, è il dare e avere tra il maestro e l'allievo. E certo, e oggi il farro addirittura è un elemento che insomma è diventato... Il farro è una cosa pregiata, ma indubbiamente, cioè, gli antichi romani adoperavano il farro, facevano il pulso, una specie di fracchiata col farro, che era ritenuto un cibo da animali, insomma, lo davano, sì, agli schiavi. Sì, 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 ma proseguiamo, che è molto interessante. Poi leggeremo qualche ricetta, chiaramente. Beh, magari sì, qualche, sì, ricetta, sì, le leggiamo, sì, nella seconda parte. Sì, adesso, sì, questa parte tua, Fiori di Maggio. Allora, Fiori di Maggio, questo è un bel racconto, è stato l'ultimo racconto, tra parentesi, che ho vissuto insieme a Dino Viani, a Ex Bore, un attore. Noi ogni anno, praticamente per tradizione, andiamo in Molise e andiamo a prendere il caciocavallo di maggio giallo. Beh, caspita, sì. Giallo perché le mucche mangiano i fiori gialli e viene giallo. Andiamo lì, è un viaggio di un'ora e mezza, ma ci mettiamo 6 ore per arrivare, perché ci godiamo tutto il paesaggio, ci godiamo tutto, e andiamo lì per assaggiare questo primo caciocavallo giallo, che è diventato un rito praticamente, questo viaggio che noi facciamo, e perciò Fiori di Maggio. Benissimo, allora adesso c'è la pausa dopo la prima parte, quindi con Gino Primavera, Storie di Cibo e Memoria da Salvare, Edizioni Tabula Fati, riprendiamo tra poco.
dammi da mangiare, dimmi che posso stare qui. Non ho soldi per pagare, ma dimmi lo stesso di sì. E ferma la tua testa nelle mie mani, e appoggia la tua mano dritta sulla mia schiena. Dammi da mangiare, è già ora di cena, e noi guardiamo da questa finestra la luna. Ci sono amori disordinati nel mio passato e nei tuoi passati, e notti come questa passate a rubare. Ci sono alberi sradicati e occhi infiniti e cicatrici che non voglio spiegare adesso. Dammi da mangiare che ti preparo io, fammi venire in cucina che ti cucino io. Lascia che trascorra la notte su quest'altra stazione, e che nel buio possiamo sentire il respiro del termosifone. Dammi da mangiare, io ti prendo il cuore. Riprendiamo da Radio Speranza, la radio della diocesi Pescara Penne, la nostra rubrica Gli incontri di Licio, libri e dintorni. Oggi stiamo incontrando Gino Primavera col suo libro straordinario Storie di cibo e memorie da salvare. Avevamo parlato di maggio, adesso però chiaramente vogliamo andare avanti, perché vogliamo ascoltare altri autori che si sono dati da fare, insomma, che si sono alternati in questo libro. Ci sono 30 autori che hanno parlato dei loro ricordi e delle loro ricette, oltre a tutto il lavoro che hai fatto tu, che sei, come ti ho detto, un grande esaltatore, ecco, diciamo, dei profumi e delle emozioni della nostra regione. Allora, parliamo di qualche altro personaggio che abbiamo incontrato in questo volume, ripeto, Tabula Fati. Dai. Sì, sì. Allora, sicuramente Santino Strizzi è una garanzia. Cioè, conosciamo Santino Strizzi, tutti, grande nostro amico chef. Innanzitutto un caro amico, è una persona sempre estremamente disponibile, tra l'altro autore di un libro sui risotti, sì. Molto, molto pregiato. Allora, Santino è presente addirittura con due racconti. Uno sulle stroie, cioè un piatto di guerra praticamente, un piatto che lui ha riscoperto nel suo paese di origine, Quadri, che si faceva in tempi di guerra, perché è nato da un fatto che è successo durante la guerra. Ma quello proprio gastronomicamente più interessante è quello dedicato agli spaghetti alla farouk. Gli spaghetti alla farouk che si faceva a Francavilla, e che lo chef Bonetti, famoso all'epoca, fece, rivoluzionando anche un po' la cucina di allora, perché negli spaghetti alla farouk ci sono un misto di erbe aromatiche, di curry e di altre cose che lui preparò per la venuta di Re Farouk a Francavilla. Allora, e quindi prendendo spunto da questo, elaborarono questo piatto che secondo me resta nella storia della cucina degli anni 60, come piatto di passaggio da una cucina all'altra, e come apertura anche al mondo. Però la cosa bella di Santino è quando racconta i suoi rapporti. Lui era un ragazzino, insomma, stava lì a lavorare, i rapporti che aveva con la famiglia, con Bonetti e con la moglie, che erano rapporti di
madre e padre e figlio, insomma, no? Lui ha un ricordo bellissimo di questo, veniva difeso se qualcuno offendeva in qualche modo Santino, magari che aveva fatto qualche errore, lui e la moglie lo difendevano. Quindi c'era questa cosa che io credo che oggi sia quasi impensabile, insomma, certo. Tra datore di lavoro, da proprietari di ristoranti e addette, che è veramente una cosa che mi ha colpito, perché poi Santino ha fatto tesoro di queste cose, cioè la cucina di Bonetti non aveva segreti per Santino, che era un ragazzino, certo, di 16 anni, insomma. Allora, vogliamo leggere questa ricetta spaghetti alla farouk di Santino Strizzi, pagina 127, sì, guarda, ce l'ho io davanti, quindi leggerla è abbastanza complicata, però pagina 127, ce la facciamo con calma, dai. Allora, ci vuole il pesce, sì. Ci vuole il pesce, gli scampi soprattutto. Allora, intanto ingredienti per quattro persone, perché sì, è la tradizione, per quattro persone. Cioè, quindi scampi freschissimi, cozze, gamberi, crema di latte fresco, su questo ecco, Santino insiste molto, non la panna ma la crema di latte fresco, 16 fili di zafferano, un cucchiaino da tavola di curry Midas, mezza cipolla bianca, pepe nero macinato, un rametto di timo fresco, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere, mezzo limone, due cucchiai di olio Evo di alta qualità, uno spruzzo di Worcestershire sauce, 80 grammi di burro, mezza foglia di alloro, mezzo bicchiere di vino bianco, sale e prezzemolo. Veramente c'è di tutto. C'è una, allora, una riuscire ad armonizzare questi sapori, certo. ci può riuscire solo un grande. Allora, io devo dire una cosa: anche oggi in alcuni ristoranti ripropongono questo piatto, ma si tratta semplicemente di un piatto scampi e curry, insomma, tutto il resto. Volta in un ristorante Santino ci fece questo piatto, stette tutto il pomeriggio a preparare i vari intingoli, quindi è un piatto complicato, se qualcuno ci vuol provare a rifarlo può provarci, ma avvertiamo che è riuscire ad armonizzare tutti questi sapori con il giusto equilibrio, con la giusta cottura, cioè veramente solo Santino ci può riuscire, chiaramente. Poi raccontaci qualche altro pezzo interessante. Sì, poi per esempio c'è un piatto, credo che sia diffuso, nel Chietino è molto diffuso, nel Pescarese forse un po' di meno, che sono le pizze foglie. No, pizze foglie, nel Pescarese sì, ci sono. Ci sono. Allora, ci sono diverse tipologie di pizze foglie, in alcune zone lo chiamano la papparella perché si fa cucinare molto la verdura fino a sfaldarsi. Sì, sì, sì. Allora, la ricetta che porto io è che abbiamo anche provato, è fatta con l'olio che si adopera, l'olio d'intosso, l'olio delle piane di Caprafico, che ormai è diventato uno degli oli più buoni del mondo, insomma, non solo dell'Abruzzo, che ha travalicato i confini, che ha delle caratteristiche in quella zona, nella zona orientale della Maiella, del tutto particolari, perché gli intossi, gli alberi di olive intosso crescono tra le pietre e non nella terra, e quindi questo fatto fa sì che l'olivo soffra e produca sostanze aromatiche e polifenoli in grande quantità, no? Quindi la pizza fu è un piatto prevalentemente invernale con vari tipi di verdure, sia spontanee che coltivate, una per tutte, il cacigno per esempio, cacigno. Crespigno come le chiamano in altre zone, però ci sono tante altre, c'è una verdura antica coltivata che si chiama le fuia de coli in dialetto, che è una pianta quasi estinta, nella zona di Casole la coltivano ancora, poi non può mancare il bastardone o il peperone secco. E qui abbiamo aperto un confronto con Mimmo D'Alessio e Tino di Sipio, lo bastardone, lo ferfellone. Allora, noi dei Colli di Pescara questo termine non lo conosciamo. Non lo conoscete, ferfellone conoscete. No, non lo conosciamo, neppure ferfellone. Ah, neanche? No. Ferfellone di importazione dell'Abruzzo citeriore. Siamo una zona dei Colli, Abruzzo ulteriore. Lo ferfellone, io sono venuto a conoscenza 4-5 anni fa parlando con un amico mio di Chieti, esperto in campo culinario. Quindi
queste cose sono importanti perché poi ci fanno capire anche le dinamiche del territorio, dalla contaminazione. Vabbè, poi noi abbiamo quello di Altino che ecco perché è il migliore, è quello in che assoluto, è più profumo, in assoluto, insomma. Per esempio qui a Guardia Grilla da me si chiama le pepedigni secche, ancora un altro nome. Ecco, noi le pependune, sono dei colli, teramano, perché non abbiamo subito l'influenza teramana. Adesso però... E non può mancare un'ultima cosa, la sardella salata, sì, fritta, che insaporisce poi tutto il tutto. Piatto, insomma. Sì. Allora, tu sei anche un esperto di tisane. La tisana letteraria, qui hai dedicato quattro pagine, parlaci un po' delle tisane. Allora, questo è un gioco, l'articolo che ho scritto sulla tisana, cioè noi quando beviamo una tisana, tipo la tisana che ti ho portato stasera a base di alloro, pensiamo subito a che fa bene la tisana, certo, quali sono i suoi aspetti. E indubbiamente le erbe hanno tante proprietà utili per stare bene, insomma, per stare bene. Questo pezzo riguarda un modo di assemblare le varie erbe, non tenendo conto degli aspetti nutraceutici delle erbe, ma tenendo presente del nome. Cioè praticamente ogni erba è associata a un nome, non so, l'alloro, l'aurus nobili, è associata a nobiltà, e quindi poi unendo i vari nomi delle varie erbe si ha una tisana letteraria, no? In cui io ho scelto queste erbe non tanto per il loro valore nutrizionale che c'è sicuramente, ma per questa cosa. Allora, perché mi è venuta in mente questa idea? Perché una volta io e Mario Palmerio, l'ex sindaco di Guardia Grilla, facemmo un convegno in cui l'interrogativo era: si mangia con la testa o con la pancia? No? E quindi questa è una tisana che si beve con la testa, non tanto con la pancia. Certo. Bene, allora avviamoci alla conclusione di questa bellissima chiacchierata con Gino Primavera, questo libro Storie di cibo e memorie da salvare, casa editrice Tabula Fati. Allora, concludiamo con una piccola così riflessione su questo importante lavoro, dove hai coinvolto, come hai detto anche tu, una cinquantina di persone, tra autori diretti e persone che hai... Io devo fare un ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo libro, prima di tutti l'editore Marco Solfanelli, e poi veramente tutti quelli che hanno con gioia, direi, certo, proprio con una disposizione veramente notevole, che hanno contribuito a mandarmi i pezzi che poi sono stati pubblicati. Questo è d'obbligo. Più i consigli, più le interviste che ho fatto e che mi hanno dato la possibilità di scrivere anche altri pezzi io personalmente. Bene, allora ringraziamo Gino Primavera per aver presentato qui a Radio Speranza questo bellissimo libro Storie di cibo, che troverete nelle librerie, anzi già da tempo è nelle librerie. E quindi da Radio Speranza un caro saluto da Licio Di Biase per la nostra rubrica, e ci sentiremo con altri ospiti la prossima settimana.